Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video qui su Orlas Games. Siamo tornati su House Flipper. Vediamo che lavoro ci aspetta oggi. Vediamo che ci tocca fare. Vediamo un po'. Siamo rimasti dopo aver pulito una casa e installato un radiatore e aver fatto un compito di giardinaggio. Vediamo adesso. Tanto il nostro conto è 26.000 euro sonanti, che non sono male. Pulizia in garage? Ma sì, dai. Salve, a breve dobbiamo mettere in ordine nel garage. Per favore, buttate via tutte le scatole, i rifiuti e i vecchi pneumatici. Non dimenticate di lavare anche la finestra e gli attrezzi, meglio lasciarli dove sono. Mio marito non piace se glieli spostano. E poi non riesce più a trovarli. Saluti Carolina Rossi. Certamente, signora Carolina Rossi, non ci permetteremo mai di toccare quei quattro attrezzi che c'ha suo marito messo in croce. Vabbè, ma lo facciamo al 100%. Il garage di mio marito. Oh, a gratis l'ho fatto, signora. Signora Carolina? No, prima togliamo tutto. Ale, posso curarmi? Porto fuori. Ale. Questo è vandalismo puro. Lo metto sopra la macchina, no? Ale. Ok, no, di qua. Allora, togliamo tutte queste schifezze. Per forza che parco già fuori il tipo. Queste no, sono buone, queste sono schifo. Cassette, ma il marito lavora per Casa Mercato o è un appassionato collezionista di cassette? Questa no. Cassette, scatoloni, scatolini, compro molto su Amazon. C'è uno scatolone di viti incredibile. Viti, bulloni, dadi e cosettini. Il sacco, ma perché poi le metteva dentro? Cioè, quando le butti via così? Beh, non è che suo marito ha sfregio. Ah, questo è teppismo proprio aggressivo. Allora, un criterio, diciamo da qua. Questo mocio incredibile che pulisce qualsiasi cosa, vogliamo parlare? Punto disponibile, cambiami il mocio perché fa schifo. Buon mocio, un buon mocio. È diventato una scopa. Via le gomme, via le gomme. Sembra quasi un garage decente, quasi. Ci avrei messo il parquet nel garage per essere le pressioni di classe incredibilmente fighe. No, qua non c'è sporco, qua fa schifo veramente. Un tavolo che glielo pulisco con la scopa senza spostare gli attrezzi, perché sennò il signore si incazza. Pulisco la finestra, io cosa scusami. No, bici le lascio fuori perché. Siamo stati velocissimi e precisi, ma qua. No, la porta fa proprio schifo e no, non ce la fa. Ma qui sì. Grande. Passa qualcuno che lo. Carettoni?
questo da fuori sembra decente, poi dentro è una merda, però guarda come la vedi. Vale, questo supporto qua, non dura perché ora la cattura. Abbiamo anche due erbacce, ma la ghiaccia. Meglio il ghiaccio. Ah, questo è bello, secondo me. Verità giardino. Va, prendiamo il grande trimmer. Cioè, ma io posso vivere, cioè la mia mega ditta incredibile di ristrutturazioni, pulizia, pittura, giardinaggio e quant'altro deve stare qua sotto la valle. Prossimo lavoro, prossimo lavoro. Dunque, allora c'è bisogno di spolverare arbusti, Massimo. Ciao, ho un problema. Ho provato di sbarazzarmi delle erbacce. Ho provato anche a parlare italiano, ma non ci riesco molto bene. Ho testato, fortunatamente, il rimedio locale per le erbe infestanti e si è dimostrato estremamente efficace. Non solo le erbacce vengono uccise, ma anche gli arbusti. Fortunatamente, l'ho fatto solo in un posto. È un peccato che è vicino al cancello. Le piante sono completamente prosciugate e sembrano miserabili. Dai dei soldi. Per favore, rimuovili e al loro posto stendi un prato elegante dal rotolo e se tagli erba in giardino sarebbe fantastico. Saluti, Ethan. Va bene, togliamo le miserabili. Ah, sono queste le miserabili. Sì, sono proprio miserabili. Ho sbloccato un nuovo strumento, d'ora sarò in grado di tagliare l'erba con il trimmer. Ma noi il trimmer non l'abbiamo mai avuto perché abbiamo già quello power, in teoria. Che pelosino. Io dove devo tagliare qua? Io taglio ovunque anche se non me lo chiedi perché non so se devo tagliare, sì, devo farcela. Allora, elimina l'oggetto, ok, questa sicurezza, queste sono le miserabili, allora, facciamola qua, spargi l'erba, rotolo, no, no, piccolo, no, scusami, cerchiamo dell'erba, tappeto d'erba, sì, no, ma non tappeto, questo. Erba, rotolo, perché piccola? Ma dove ci vado io questo affare qua? Ma no! Pavimenti? Ah, ferma lì, pavimenti, erba da rotolo. Prato a rotoli, bisogna acquistarne un po' di più. No, va bene qua, però ho cazzato perché devo comprare tanto. Da qua
sperando che non mi faccia una striscia. Stendiamo, oh, qua sta venendo benissimo. Stendi, stendi. Spunta e finisci. Ah, però sì, aspetta. Mi ha fatto un bel lavoro. Noi lo spostiamo così. Siamo a cavallo. Facciamo un altro, ma io ce lo metto sempre grande e buono. Spunta e finisci. Questo è il mio. Dentro, cioè, da quel punto di vista lì siamo tranquilli. Spunta e finisce. Spunta e finisci. Ne riprendiamo uno grande a sto giro. Vai. E la Madonna. Vabbè. Ormai lo usiamo così. Spunta e finisce. Questo l'abbiamo fatto tutto in un modo estremamente egregio. Sono stati bravissimi. Quindi. Qui spargi l'erba del. Ci sta, quello enorme. Proprio. Cazzarola, non ci sta. Usa. No. No, cosa arriva? No. Dammelo medio. Perché me lo dà così? Cioè io gli dovrò lasciare lo schifino, no? Stiamo, sì, ma noi non badiamo a spese. Benissimo. Poi qua niente, non lo permetto. Vado alla taglia gratis. Perché ma che siamo dei stacanovisti incredibili? Noi lavoriamo gratis, veramente. Perché noi amiamo l'arte, amiamo il nostro lavoro. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Ah, oddio, di qua? Sì. Guarda. È una tecnica geniale, c'è un cazzo da fare. Cos'altro dobbiamo fare? La piscina. Qua? Facciamo. Qua si nasconde l'erba. Il signore nasconde l'erba in giardino. Allora. Un giro? Sì. Ho fatto l'ordine pronto al 100%, ma siamo bravissimi.
Tu fai l'acqua per festeggiare? Non faccio domande. Terminiamo. Abbiamo fatto un lavoro egregio. Veramente perfetto ed impeccabile. Usa una pala per rimuovere tutti i cumuli di talpa, ma attenzione, la talpa dannosa ne creerà una nuova se non la trovi. Buona fortuna. No, ma seriamente. Io direi, visto che abbiamo adesso sta affare qua, direi di fare un giretto, tagliarci l'erba in casa. Oh, così viene un bel posticino, carino, carino. Ma adesso, la mia domanda è, non so se qualcuno di voi lo sa, ma visto che noi adesso possiamo tagliare l'erba, possiamo, diciamo un po'. Ah, ecco. Se io taglio l'erba, butto giù anche l'erbaccio. Una cosa buona. Dicevo, se io posso, diciamo, interagire col giardino adesso, si potrà anche ampliare la casa? Bella domanda. Cioè, perché fare dei muri interni? Quello si è sempre potuto fare. Ma, però, fare dei muri esterni? Poi noi abbiamo un giardino incredibile, cioè abbiamo una casa che è una stanza e un giardino enorme. Guarda qua che roba. Tanto noi corriamo quando tagliamo l'erba, è una cosa spettacolare. Proprio una gioia per gli occhi questa cosa. Cioè, quel sasso a forma di porcellino lì fuori. Mistero. E ma cos'è sta? Ah, queste sono cose. Ah, vabbè, ce ne occupiamo di nuovo. Dobbiamo giocare a acchiappa la talpa nel nostro giardino. Cioè, il gioco bonus, l'easter egg. Vabbè, signore, direi che possiamo anche skippare questa parte qui e ci rivediamo dopo quando ho finito di tagliare l'erba.
Allora, abbiamo quasi finito, solo che ho notato una cosa. Non ho letto cosa ho detto all'inizio. Io ho falciato tutta l'erba, problema. E io non sapevo di avere una mucca in giardino. E qui dice tirar fuori la pala, dobbiamo giocare a chiappata. Eccola. Allora, come faccio io a... Quindi... Ha lasciato la villa. Bestia, che brutta roba. Che schifezza. Cioè, era proprio brutta come tal. Quindi, quando tu la trovi, mica devi uccidere o cosa. Tu la trovi e ti dice: e ti dice: ho mai trovato. Scusa, non faccio più. A posto, me ne vado. A cercare fortuna altrove. Va bene. Hai visto due ciuffetti qua in giro? Va bene. Visto? Visto? Due schifezzini in giro. Qua. Vabbè, direi che abbiamo un giardino incredibile rispetto alla casa. Comunque, signori, vi ringrazio per essere stati qua in mia compagnia. Grazie ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Orlas Games. Un saluto a tutti.